Benvenuti da Marco Angileri, CF Motori, magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi saremo ospiti della RB Motorsport. A Faedis andremo a scoprire le nuove categorie rally, ovvero la N5, lo faremo assieme a Roberto Bertolutti ed Eneo Giatti, ma scopriremo anche le vecchie Sierra Cosworth 4x4 gruppo A, le vere regine dei rally anni 90. Nella seconda parte si parlerà di trial, lo faremo assieme ad Emanuele Prisco ed Alessandro Fior del motoclub Carnico sodalizio, che quest'anno avrebbe dovuto portare a casa il mondiale trial, ma tutto rimandato a giugno del 2021 con la gara valida appunto per il campionato del mondo trial di Tolmezzo. Passiamo alle notizie, anzi una bella notizia, quella della vittoria di Lorenzo Macorito nel campionato italiano junior, ma non solo questo, parleremo anche dei risultati degli altri piloti della nostra regione. Si tinge di tricolore la stagione di Lorenzo Macorito, il pilota di San Daniele, portacolori del motoclub Manzano, conquista nell'ultimo appuntamento degli assoluti d'Italia di enduro dello scorso fine settimana ad Arma di Taggia Imperia il titolo di campione italiano junior 2020. Uno straordinario fine settimana per il pilota classe 99 in sella alla Beta 252 tempi del team Boano, che attacca nella gara del sabato mettendo in luce il suo talento cristallino, conquistando un brillante quarto posto nella classifica assoluta tra i piloti italiani. Gara più guardinga la domenica, dove Lorenzo era chiamato ad amministrare il vantaggio in campionato. La stagione di Macorito continuerà con il doppio impegno mondiale dal 6 all'8 e dal 13 al 15 novembre con il Gran Premio di Portogallo. Si chiude con la quarta posizione nella classifica di classe 4,54 tempi la stagione del triestino Alessandro Battig in sella alla Honda Red Moto del Team Specia. Un finale di stagione condizionato dall'infortunio patito dal pilota del motoclub Trieste nella tappa di Mondiale in Francia. Terza posizione in campionato per Maurizio Micheluz nella classe 2,52 tempi. Per la Vianese delle Fiamme Oro si chiude una stagione con alcuni acciacchi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Le soddisfazioni dalla Liguria per il motoclub Manzano arrivano anche dal giovanissimo pilota veneto Riccardo Fabris su Fantic 125, che con un secondo posto nella gara di sabato ed un quarto posto alla domenica nella classe Yacht si è laureato vice campione italiano. A fine giornata Riccardo Fabris è stato premiato anche come miglior pilota del trofeo Elevit, riconoscimento assegnato ai giovani piloti emergenti degli assoluti d'Italia di enduro. Una delle grandi novità in campo internazionale per quanto riguarda i rally è la nascita della nuova categoria, la N5. C'è un'azienda friulana che ha creduto subito in questo progetto, ne parleremo assieme al patron Roberto Bertolutti e poi anche assieme a Eneo Giatti, il direttore sportivo della RB Motorsport. Io ho avuto la fortuna di provarla, sono andato a farmi una gara in circuito dove anche ho fatto una bella figura discreta, dato la mia età e uno che non corre poi ogni weekend, e la macchina mi ha dato delle bellissime sensazioni sia a livello di guida sia a livello anche come strutturata la vettura. Si avvicina parecchio a una R5, chiaramente non si può paragonare a una R5 perché è una macchina costruita artigianalmente, non è una vettura dove dietro c'è uno studio importante di ingegneri e di un'equipe che lavora su una grandissima progettazione. Però una macchina nata veramente molto bene. Ecco, una vettura che può dare delle ottime opportunità per poter correre con dei costi ovviamente più contenuti rispetto a una R5 più performante, ma è certamente con dei costi più alti. Certo, difatti questo qua era l'appeal che io volevo dare anche in Italia. È una macchina che rispetto a un R5 si può benissimo equipararla a un 50-55% in meno come prodotto sul mercato, e di conseguenza è una vettura che è un 4x4 sequenziale, si avvicina parecchio per poi fare il salto di qualità.
Un N5 nasce con una base di un'auto da serie che poi viene trasformata con dei kit. Sembra quasi tornare indietro a un tempo quando lo si faceva con delle vetture, non so, la Stratos o la 037, che magari nasceva a Beta Monte Carlo e poi veniva trasformata. Esatto, questa vettura, questa tipologia di vetture qua è un kit che si può applicare a qualsiasi tipo di vettura, chiaramente su delle macchine che abbiano già una base abbastanza quadra da poter applicare questo kit. Ed è, si sta ritornando un po' indietro come erano le vetture di una volta, dove ci dà la possibilità di non fare l'assemblatore ma di fare un pelino anche il preparatore, perché sei sempre a correggere le piccole imperfezioni per migliorare in guidabilità, in affidabilità e quant'altro. Sei stato tra i primi in Italia a credere a questo nuovo progetto N5. Allora, non mi piace vantarmi, però sono stato il primo a averla in Italia e siamo partiti col progetto con la Fiesta usata, e da lì tanto interesse, perché soprattutto a livello di prezzo e come va questa vettura. Poi io ci ho creduto e ho acquistato una vettura nuova, una Polo di ultima generazione, 4 porte, e che ha già uno sviluppo migliore, e da lì siamo andati anche a migliorare la Fiesta. E di conseguenza adesso stiamo valutando di portarne a casa ancora una. Invece, passando all'argomento R5, c'hai 3 regine che sono tra le regine dei rally, parliamo di Skoda, che comunque restano delle vetture molto competitive, tra l'altro hai anche una versione evoluzione. Sì, no, il mio team si pregia di avere 3 Skoda, 2 nella versione 2018 e una con l'ultima versione, la Evo. Io principalmente ho cercato di propormi su un mercato che si diversificasse a livello anche di competitività, perché in Italia abbiamo tante vetture e ci siamo in tanti. Io volevo avere una nicchia dove dire: la mia azienda ti dà un valore aggiunto. Novità importanti, non solo N5, vi state difendendo? Sì, tra le varie novità che abbiamo quest'anno, dopo la pausa forzata per il Covid, c'è stato appunto l'arrivo delle auto storiche e ci sono delle novità importanti, perché abbiamo delle macchine top di gamma, che sono le Sierra Cosworth gruppo A 4x4, e che puntano per l'assoluta. Peccato che gran parte delle gare siano state annullate anche a livello europeo, perché avevamo dei programmi assai ambiziosi e importanti che purtroppo sono saltati, ma alcune gare le abbiamo fatte. Vediamo anche i nomi: Cunico Pirollo, 2 storici, pilota e navigatore ovviamente, ma anche Travaglia con le vostre vetture al Rally Legend, che è un po' il simbolo per le auto storiche, non solo. Sì, si parla tanto del Rally Legend come uno show, ma in realtà noi che l'abbiamo vissuto con Travaglia e con Cunico, è stata una vera e propria competizione, una vera gara anche fra di loro, perché effettivamente spingevano parecchio. Ovviamente Travaglia ha avuto la meglio perché è più allenato, però insomma c'era anche competizione all'interno del team durante la gara. Sono vetture, queste Sierra Cosworth 4x4, che nonostante l'età hanno ancora tanto da dire, ancora molto competitive. Sì, sono molto competitive, sono molto potenti e assai difficili anche da guidare per avere certi risultati. Le abbiamo testate in pista, abbiamo visto che sono veramente performanti, sono molto affidabili anche, quindi peccato per questo stop di quest'anno, ma puntiamo al prossimo anno per il campionato europeo come minimo. Poi, tornando alle vetture moderne, chiaramente qua vediamo in bella mostra queste Skoda Fabia R5, restano sempre molto competitive per il prossimo anno, Covid permettendo, immagino un programma importante vi legherà in maniera particolare qualcuno, oppure ancora tutto da disegnare visto il periodo? Ci sono tanti programmi che
ci dovrebbero essere confermati a breve, però c'è da dire che il Covid sta scombinando un po' tutte le carte. Noi dovevamo andare in Turchia, stiamo in Grecia, diciamo abbastanza con continuità, e avevamo altri programmi da poter completare, ma li abbiamo dovuti stoppare. Per il prossimo anno ci sono sì delle bozze, però è chiaro che adesso è troppo presto. Le nostre macchine, noi abbiamo tutti i tipi di macchine che possiamo, che ci sono, diciamo, al top di gamma nell'ambito dei rally, tipo le R5, le N5, c'è anche la WRC, abbiamo le storiche, per poi passare anche alle due ruote motrici, e ci saranno delle novità importanti sia per quanto riguarda le due ruote motrici per il prossimo anno che anche per quanto riguarda le R5, perché probabilmente arriverà un nuovo modello che adesso chiaramente non possiamo anticipare, però noi disponiamo delle Skoda sia Evo che il modello 2018, quindi abbiamo un po' di tutti i tipi, ecco. E invece come gare, come navigatore, quest'anno comunque qualcosa hai fatto, anche se poi il programma immagino sia stato, era diverso prima del Covid. Sì, il programma era completamente diverso, io ho partecipato alle gare su terra, il campionato italiano e del Race Day, fino ad arrivare appunto al Rally Valtiberina, dove ci siamo giocati la leadership del Race Day fino all'ultima gara, appunto quella lì, e siamo arrivati terzi. Andiamo a scoprire quella che è la novità di questo 2020 per quanto riguarda non solo RB Motorsport, ma il panorama realistico nazionale, perché è stata omologata appunto come omologazione nazionale questa nuova tipologia di vettura che assomiglia molto a un R5, però in realtà ha un concetto completamente diverso, perché è una macchina prodotta in Spagna. E cambia solo la carrozzeria tra un modello e l'altro, però tutte le componentistiche sono pressoché identiche. Possiamo notare il cockpit, che è molto, molto moderno, molto, molto simile a un R5, perché la posizione di guida è molto arretrata, il baricentro è molto basso, abbiamo il cambio sequenziale che, a differenza di un R5, è a 6 marce sequenziale. Questo è il freno a mano idraulico, abbiamo la pedaliera che è praticamente identica a quella di un R5, la console dove ci sono tutti i tasti essenziali per il controllo della vettura. Questa tipologia di macchina nasce per creare delle vetture tutte uguali, però con la carrozzeria diversa. La scocca è molto simile tra una macchina e l'altra, ma perché si deve adattare al tipo di carrozzeria. Questa è una Polo, ha la sua scocca, il suo roll bar, però i telai, gli interni, l'elettronica, la meccanica e tutto quello che riguarda la parte appunto tecnica, meccanica ed elettronica può essere intercambiabile tra una macchina e l'altra, tra una vettura e l'altra, anche di diverso tipo. Il motore per esempio è un 1.6 turbo che deriva dal motore della Peugeot 208 stradale, oppure della Mini Cooper S, che è sempre quello, e viene dotato di un turbo compressore che proviene dall'Audi TT di serie. Chiaramente vengono fatti degli accorgimenti, delle migliorie per renderlo più competitivo, ma si arriva sempre a circa 300 cavalli, che non sono pochi. La trazione è 4x4. Per quanto riguarda il cambio è un cambio a 6 marce sequenziale. Andiamo a scoprire queste nuove vetture che gestiamo quest'anno. Hanno fatto Rally Legend, una ha corso Franco Cunico e l'altra vettura ha corso Renato Travaglia. Sono due Sierra Gruppo A, giuste, con cambio 7 marce, con cavalleria da paura per piloti veri. Allora, questa vettura qua è di concezione degli anni 90. È una macchina che comunque a livello di gestione è abbastanza impegnativa, perché non ha come le vetture moderne l'elettronica che ti aiuta,
perciò cambio, abbiamo un cambio 7 marce a H, tutta la meccanica FD, perciò è un, diciamo, le macchine sono tali e quali al periodo della loro era. Ecco, noi queste vetture qua le abbiamo in noleggio. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti a coronare il sogno di fare l'europeo, perché il Covid ci ha un po' tappato le ali. E comunque abbiamo avuto la soddisfazione di avere due pezzi da 90, uno Franco Cunico, l'altro Renato Travaglia, che hanno fatto un po' anche lo sviluppo, lo setup e il setup di queste vetture, e se la giocavano a Rally Legend. E come macchine niente da dire, sono veramente due bei gioielli. Questa è la Skoda Fabia R5, modello 2018. Come potete vedere, la concezione del cockpit è assai simile alla N5, perché si tende comunque ad avere un baricentro basso e il posto di guida totalmente arretrato. Come potete vedere, c'è la pedaliera con la pedana, che è posta in maniera non usuale rispetto a una macchina di serie, quindi è arretrata per potersi raccordare con la posizione del sedile. Di conseguenza anche il piantone dello sterzo è arretrato, e appunto la concezione è sempre quella. Il cambio sequenziale in questo caso è 5 marce, due differenziali invece che 3 come la N5, il freno a mano idraulico, la console con tutte le funzioni essenziali della macchina, il dashboard, che sarebbe il monitor dove ci sono tutte le informazioni, e anche il trip, diciamo il computer per il navigatore, è questo, in quella posizione lì. Qui c'è solo l'indicatore di marcia per il pilota, dove c'è anche il LED rosso che si accende quando, diciamo, è il momento di cambiare la marcia con i giri ottimali. Ecco, qui vediamo affiancate le due Skoda R5 o Rally 2, che si chiamano così. Questa è la Skoda Evo e questa è la Skoda 2018. A guardarle sembrano pressoché identiche. Si può vedere i fari diversi della Evo, che hanno il LED, il paraurti è un po' diverso, però di primo acchito sembrano completamente uguali. Invece non lo sono, perché l'80% dei pezzi di questa non vanno bene su quelle e viceversa. Ci sono state delle migliorie per quanto riguarda il motore, anche il cambio, soprattutto i freni, che sono di un'altra marca, e gli ammortizzatori, però la cosa più importante è stata fatta nella scocca, perché è completamente diversa, è una scocca nuova dove c'è una distribuzione dei pesi diversa, e quindi questa è quasi completamente un'altra macchina. Dopo lo spostamento del Mondiale Trial di Tolmezzo, tutto rimandato al 12 e 13 giugno 2021. Purtroppo siamo stati costretti ad annullare la nostra tappa di campionato mondiale Trial, per i motivi che ormai sono noti a tutti. Sostanzialmente non potevamo e non ci sentivamo di poter garantire la sicurezza per il pubblico, e per tutelare appunto tutti quanti noi da questa diffusione del Covid, e di conseguenza siamo stati costretti a rinunciare alla tappa per quest'anno. E sostanzialmente però abbiamo avuto la conferma dell'assegnazione della tappa italiana del campionato mondiale Trial per il 2021. Rispetto alla data iniziale di quest'anno, cioè luglio, viene anticipata di qualche giorno, mi sembra, si va a metà giugno. Sì, rispetto a quello che doveva essere quest'anno, abbiamo avuto un'assegnazione per la metà di giugno, 12-13, e a noi onestamente cambia poco. Sicuramente quello che premeva era che fosse successivo al periodo del scolastico, insomma, per non creare anche i servizi al comune. Poi diciamo che è un periodo che a noi va molto bene. Parliamo di prove speciali, cambierà qualcosa rispetto a quelle preventivate per il 2020?
No, in realtà il percorso rimane ben definito, rimane quello che era previsto per il 2020. A breve dovremmo comunque avere la visita degli ispettori internazionali del settore trial, quindi valuteremo eventualmente con loro la, diciamo, eventuali modifiche ed eventuali novità da inserire, ma essendo comunque ancora da svolgere la manifestazione, riteniamo di confermare quello che avevamo già preventivato. Grande determinazione per voi, non avete mollato, avete riproposto e perciò 2021 tutto rilanciato. Sì, diciamo che l'obiettivo era quello di riportare il mondiale a Tolmezzo e non ci siamo voluti arrendere a quello che è un fattore esterno che nessuno mai avrebbe potuto prevedere. E siamo per, l'obiettivo non era solo quello di diciamo di organizzare una manifestazione fine a se stessa, ma era di riportare una festa a Tolmezzo in sostanza, quindi dare anche lustro al nostro meraviglioso territorio. E poi muovere anche l'economia, perché sappiamo che in passato il trial ha voluto dire anche grandi numeri come alberghi, ristoranti, si muove un indotto importante turistico. Certo, nelle edizioni passate siamo, penso che pochi a Tolmezzo non si ricordino di quello che sono riusciti a fare i miei predecessori, ma che tutt'oggi mi stanno sicuramente supportando. Il trial muove è una disciplina molto spettacolare e attira molto l'attenzione e porta pubblico da tutte le parti d'Italia e non solo, quindi appunto anche l'aspetto economico non è sicuramente da sottovalutare. Alessandro Fiore, non si molla, tutto rilanciato al 2021. Sì, purtroppo quest'anno è andato come non doveva andare, non ci scoraggiamo e si lavora per il prossimo anno. Speriamo che il discorso Covid cambi e si riesca appunto a fare una buona manifestazione per il prossimo anno. Le sensazioni comunque erano buone, nel senso che c'era la cittadinanza, c'era la parte anche politica amministrativa che sosteneva l'evento. Sì, sì, quello è uno dei primi punti che bisogna avere, perché sennò appunto senza l'aiuto di tutta la cittadinanza, il sindaco e di tutti gli assessori non si riesce a fare una manifestazione degna di una manifestazione mondiale. Però per voi è tutto rimandato assolutamente, non ci avete mai pensato neanche un attimo, immagino, di dire gettiamo la spugna. No, assolutamente no, c'era venuta l'idea di rimandarlo dal luglio che doveva essere ottobre, poi abbiamo deciso che era meglio posticipare tutto al 2021, così abbiamo più tempo e riusciamo a fare una manifestazione degna di un nome, cioè un mondiale. Parte turistica è importante, perché effettivamente ne parlavamo anche con il presidente, diventa fondamentale soprattutto in un periodo che deve essere di ripresa. Lo sport e il motorsport spesso fa da traino. Sì, fa da traino, perché appunto ci sono i piloti, ma ci sono i parenti, ci sono le squadre, cioè una manifestazione, un mondiale, ma anche una semplice gara d'italiano porta tanta gente, non solo pilota, perché il pilota ha 2-3 persone dietro, quindi ci sono gli alberghi, ci sono i ristoranti, cosa che può aiutare appunto per ripartire dopo questa situazione un po' drastica e brutta che stiamo vivendo. Chiaro che un mondiale come questo porta veramente il top, la crema dei piloti a livello mondiale, che regalano veramente spettacolo, adrenalina, e questo soprattutto è uno sport che riesce ad avvicinare le famiglie. Chi poi non segue il motorsport da vicino, il trial, riesce a farlo, e quando è un mondiale ancora di più. Sì, sì, è uno sport che è tra virgolette uno sport statico, perché è uno sport in zone abbastanza delimitate, quindi famiglie che comunque non conoscono magari granché, poi bambini quando vedono le moto da trial saltare si appassionano, gli piace, quindi è molto seguito rispetto a una gara di enduro che può essere in mezzo a un bosco, che è più difficile anche da arrivare alla speciale.